mette. Sbrighiamoci a fare il video perché tra un po' devo mettermi la flebo, il pigiamazzo di paille e andare sotto le coperte perché la febbre sale. Comunque, detto ciò, noi pensiamo lo stesso al Capodanno, fiduciosi di farcela e di sopravvivere a tutto questo. E lo sapete come comincia un buon Capodanno? Con un buon aperitivo, e quindi ora vi proporremo delle tartine semplici, facili. In quattro varianti e in 4 secondi. Andiamo di là. Tempo di tartine su due cuori e una cappa. Sì, veramente, allora. Dai, velocemente gli ingredienti perché qua il tempo stringe e la gente mangia. Allora, tartine in 4 gusti differenti. Faremo le tartine mascarpone, gherigli di noce e asiago. È bello questo sembra. Poi, altra combo, mortadella, pistacchio e mascarpone. Quindi mascarpone ci sarà sempre. Sì, è la base. Ecco, brava, meglio dirlo così. Poi, salmone affumicato e mascarpone, forse? E quindi l'ultima, quella che c'è sempre in tutti i Natali e tutti i Capodanni, uova di... Questa è uova di mallotto, che non so chi sia, è mascarpone. Mallotto? Ma comunque, uova di lombo, uova di quello che volete, anche caviale. Perché no? Perché costa assai! In un bicchiere versiamo il salmone nel quantitativo, ve lo dico subito, di 75 grammi. Per 75 grammi di salmone, 100 grammi di salmone. Di mascarpone. E con un frullatore ad immersione creiamo una buona cremina. Questo qui della Lidl, se lo trovate, è di un saporito pazzesco. Prendiamo una bella fetta di, due belle fette di pan carré, una la mettiamo da una parte, e con la spatola facciamo il tutto, chiudiamo bene, prendiamo il coppapasta, ok, e coppiamo, non usate questi di plastica, sono fasulli, e coppiamo ben bene le nostre tartine. Wow! Uno, ed ecco le nostre prime 8 tartine. Passiamo alle successive. Mettiamo 40 grammi di noci, ovviamente sgusciate. Che raccomandazioni fai? No, mi raccomando, con tutto il mallo vengono più aromatiche. Certo. Poi più croccanti. Un 60 grammi di mascarpone dentro il mini beamer, non fuori. L'immancabile telefono. Anche quando non c'è. Adesso aggiungo anche 3 cucchiaini di parmigiano reggiano. Non ve l'avevo detto nell'intro. E quindi frullo il tutto. E adesso metto 50 grammi di asiago tagliato sottilmente in modo che il mixer prende il tutto. Metterlo prima no, se no si ingolfa, troppi solidi, quindi facciamo frullare prima l'ema, le noci, e poi mettiamo l'asiago a frullare insieme. Anche qui prendiamo le fette di pan carré, versiamo la nostra farcia e distribuiamola uniformemente su tutto e cominciamo a coppare. Soprattutto quello che rimane non lo buttate, perché possiamo fare anche un quarto gusto mixando tutto il resto, no? No, ma un ripieno, una farcia per un polpettone viene buono. Vero? Uh-huh. Hai visto che non dici sempre fesserie. In un recipiente mettiamo ...40 grammi di pistacchi e frulliamoli un po'. Versiamo circa 100 grammi di mascarpone e 3 fette di mortadella. Frulliamo il tutto. Voi dovete sapere, amici di Due Corina Cappa, che Ombretta è stata campionessa locale, possiamo dire locale di quanti vani? Non so cosa stai per locale, dire. Locale di tartine con tanti gusti esotici, vero? Ti ricordi quella l'ha fatta all'ananas? La ricordi quella all'ananas? Ragazzi, il mio silenzio è molto eloquente. Comunque, ti meritavi, secondo me, il campionato nazionale. Buona, vero? Buona, brava, complimenti. Allora, andiamo di spatola. E ovviamente coppiamo. Ho lasciato per ultimo, ovviamente, il gusto più semplice, quello che si fa davvero in un attimo. E quindi mascarpone e caviale o uova di qualcosa. Anche uova di rinoceronte, no? O di struzzo, volendo. Perfetto.
No, di struzzo no, poverine, ci sono veramente. Prendiamo le nostre uova minuscole. Wow! Mi raccomando, in questo tipo di tartina, la parte grassa, quindi in questo caso il mascarpone, mettetela su ambo i lati. Certo, così in modo da isolare e non bagnare troppo il pane. No, se no sguisciano. Sguisciano, infatti, ecco, quello che volevo dire. Secondo me il mascarpone ci sta meglio del burro. E voilà, ecco le nostre tartine belle pronte per essere gustate. Ragazzi, auguri per qualunque festa le facciate. Quindi noi, adesso io per conservarle le metto tutte in pellicola, quindi le incellofano tutte e poi al momento di servirle aprirò, spacchetterò il pacchettino e servirò le mie buonissime tartine. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Come semplice, basta avere un coppa pasta come quello di Renato e il gioco è fatto. Anche come quello di Ombretta, qualsiasi coppa pasta, l'importante è che sia metallico e non plastico, perché sennò non taglia una ceppa. E allora una ragazzi, una ceppa la prossima ricetta con la ceppa, che cos'è una ceppa? Non lo so. Bene. Perché sennò non taglia nulla quello di plastica. Ok, e quindi voi mettete, invece se avete delle altre farce da suggerire e da suggerirci, mettetele qua sotto nei commenti, così che a Capodanno ci possa essere un po' di ognuno di voi sulle nostre tavole. Quindi suggerite la vostra ricetta, prendete la nostra ricetta, se la rifate fateci sapere come farete questi sandwich tartina, che mi piacciono molto, soprattutto perché non sporcano le dita. Bene, e dopo averci fatto vedere il tuo fazzoletto così tante volte, siamo contenti di questa nuova farcia. Bene, e noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole.